come siamo messi? Inizia a collegarsi la gente adesso. Come siamo messi, Bruno? Siamo messi che siamo qui a Mantova ad aiutare i nostri amici agricoltori da Reggio da Modena e qui è tutto bloccato. Stiamo girando per le zone dell'entrata dell'autostrada di Mantova Nord ed è tutto bloccato. Tutto bloccato, intasato. Allora, attendiamo che Siamo si colleghi qui la che gente. stiamo andando avanti. Allora, mi dicono che è arrivata la notifica adesso, quindi iniziano ad arrivare i collegati. Facciamo una verifica dell'audio. Sto ascoltando, facciamo una verifica. Sì, qua siamo a Mantova Nord, sono giro la telecamera, vi faccio vedere la fila che c'è. Dov'è qui? Scusate, ma... Oh, vedete? Ok, bravo, facci vedere i La fila trattori. Mi che... dicono si sente bene da casa. Salutiamo Carlo Clemente, ciao grande Carlo, ciao Stefania Lazzari, abbiamo Monica, Steffi Belly Dance collegata, abbiamo Milva, abbiamo Violetta, abbiamo Gabriel, la Stefi, Forza Agricoltori dice. Inizia a collegarsi la gente, vedo i primi collegati. Ovviamente, Bruno, prova a chiederti perché, tanto che sei in diretta, secondo te perché l'algoritmo fa fatica a far vedere le dirette e ci sono pochi collegati? Qua ieri hanno boicottato a Ravenna, stanno boicottando dappertutto, non vogliono far vedere quello che stiamo facendo, non lo vogliono far vedere purtroppo, Mi dicono che oggi in tutta Italia. il sistema è contro, il sistema è contro le televisioni, tutto, e Qua. noi invece continuiamo l'oltranza, continuiamo, domani a Verona, alla fiera millenaria di Verona. Saremo là da fare appoggio ai veronesi, agricoltori veronesi che ci ospitano e stiamo lì tutto il giorno con loro che dovrebbe arrivare il ministro dell'agricoltura. Così chiediamo il perché andava in televisione a dire che tutto è a posto, che gli agricoltori stanno bene, perché non vanno in piazza. Le associazioni dicevano che tutti stiamo bene e lui non sapeva nulla. Dobbiamo togliere quel muro tra noi e il governo. Bruno, E se torna in non lo casa. tolgono loro... Fatti vedere, Bruno. Vedo la gente che vedo che andate. Addirittura uno in bicicletta vi supera. State bloccando tutto il traffico. Bravo, 3-4 all'ora. 3-4 all'ora. Girati, girati. Fatti vedere, Bruno. Guardate, Bruno, un eroe. Che, la, Eroe. è un, sei un eroe, Bruno. Siamo Sì. dal 22. 22 di gennaio, Bologna. Siamo partiti in appoggio a tutte le riunioni di agricoltori, i comitati. Noi abbiamo fatto tantissimi comitati, cerchiamo di aiutarci tra di noi. Abbiamo fatto Bologna, Verona, Ravenna ieri, Ravenna, Mantova e domani Verona ancora. E io E ci poi sono. ti stavo dicendo che stiamo facendo un'organizzazione grossissima. A Bologna, adesso non ho ancora la data, ma te la farò avere. E poi dopo, se non ci ascoltano e ci vogliono ancora stoppare, faremo anche Roma. Ok? Bruno, Bruno, bravo, Bruno. Beh, Bruno, è giusto manifestare. Io ho visto quello che è successo oggi in Toscana, dove c'era Danilo arrabbiatissimo perché hanno proibito la manifestazione, hanno proibito di fare il passaggio con i trattori, al che hanno bloccato tutta Vedete l'autostrada. i trattori che ci hanno fermato? Scusate, però volevo farvi vedere dove ci hanno messo. Ma Abbiamo quanti fatto il giro, siete? abbiamo i cartelli qui dopo. Fammi vedere, Ma io penso che... vai dai trattori, vai, quanti siete? Adesso quelli là sono quelli fermi. Sono quelli fermi, ma ce ne siamo 150. 100-150 in colonna. Adesso qui dicono di far andare, ma... Noi andiamo piano perché qui le rotonde devono essere bloccate. Ok? Salutiamo anche i poliziotti che sono bravi. Abbiamo tribolato però, eh? Abbiamo tribolato perché subito volevano farci fare il giro a piedi. Ci siamo incazzati e adesso siamo qui che dalle 11:30 a mezzogiorno che stiamo girando a ridosso dell'autostrada. Vedete qua tutto bloccato. Eh sì, eh sì. Quindi lo diciamo agli amici automobilisti che quelli che troveranno traffico è perché gli agricoltori stanno manifestando per la nostra tipicità, per
per la nostra agricoltura, per i nostri prodotti tipici. Il nostro Made in Italy. Per il nostro Made in Italy, quindi di non arrabbiarsi, purtroppo i rallentamenti non sono dovuti agli agricoltori, ma sono dovuti al governo che non ascolta gli agricoltori. C'è molta differenza. Concordi, Bruno? Concordo, concordo. Ma... il problema è... abbiamo... che purtroppo le associazioni non riescono a trasmettere, riescono a trasmettere... mi senti? Sì. Mi stanno chiamando in mille. Ci siamo, ci sei, ci sei. Mi stanno chiamando mille. Comunque stavo dicendo che... non è... mi vedete? Sì, ci sei, ci sei, Bruno. Vai pure, continua. Adesso volevo farvi vedere questa qua, la coda, guardate. È la coda che c'è ancora per 30-40 trattori. Mamma vedete? Mia. Sì, sì, la vedo, la vediamo in lontananza, la vediamo. E polizia, vedo che c'è molta polizia anche che è venuta... è venuta in supporto la polizia, però, paradossalmente. Sono venuti in supporto per aiutare, ma ti dico, inizialmente erano ostili, poi dopo, parlando, gli agricoltori si erano arrabbiati, in tanti ci eravamo arrabbiati, urlato, e allora dopo sono riusciti a... guardate, ancora qua fermo, io ho fatto la rotonda ancora. E incazzandoci abbiamo fatto, pensala, volevo andarci mezz'ora, un'ora, siamo da mezzogiorno che giriamo in queste rotonde, ai 4 all'ora, e ci sono stati i serviziavoli, ci hanno aiutato, e noi dobbiamo arrivare alle istituzioni, dobbiamo arrivare al ministro senza passare dalle associazioni. Purtroppo quel passaggio delle associazioni è quello che ci porta alla rovina, perché purtroppo non riescono a tutelare il nostro prodotto e viene messo nel GDO, nei supermercati, roba che viene dall'estero e non viene evidenziato che noi abbiamo l'eccellenza, e non lo sanno loro purtroppo. Vedono le arance della Sicilia, ad esempio, le arance della Sicilia e le arance della Spagna, quelle della Spagna che possono fare tantissimi trattamenti, il doppio dei nostri, a un euro in meno, e comprano quelle della Spagna, ma non sanno che c'è dentro di tutto e di più. Ci sono tutti i trattamenti che non sono controllati. Invece noi abbiamo dei controlli che ci fanno chiudere le aziende per un grammo di prodotto in più. E niente da fare, non lo capiscono, perché le associazioni, purtroppo, sbagliando noi che non gliel'abbiamo mai permesso, o meglio, gliel'abbiamo permesso, ma non le abbiamo mai fermati, fermati di fare queste cose, di non dire le verità agli agricoltori, al pubblico, scusate, sono un po' emozionato, di dire le verità ai consumatori. Lo so Bruno. Maria, ma Bruno ti fermo su un aspetto. Le associazioni cosa stanno facendo? Adesso sai cosa stanno facendo le associazioni in questo momento? Ci stanno boicottando, perché su Rai 1 ho visto che facevano vedere noi che giravamo così, e poi dopo alla fine un esponente delle associazioni, senza far nomi, che era lì in prima fila, andremo a Bruxelles a chiedere e a fare, come per dire, abbiamo organizzato noi, guardate quanti trattori che sono in fila. E quindi stavo dicendo che loro, specialmente nella RAI, a questo punto, perché la Fininvest ho visto che c'era appena un po' più, specialmente sulle T4, ma ho visto anche gli altri, ma la RAI proprio una cosa indescrivibile. Indescrivibile come hanno messo sopra al loro TG tutti noi in piazza, e dopo a metà e alla fine hanno messo un leader delle associazioni che ci diceva andiamo a Bruxelles a richiedere, a fare, a brigare, che fino adesso non hanno fatto nulla, per l'amor di Dio. Insomma, qualche cosa anche loro hanno accennato, la carne sintetica hanno prorogato, ma la farina di insetti il fine di dicembre è andato all'approvazione, e addirittura un'azienda di Reggio Emilia la commercia da ieri l'altro, commercia la farina di grillo. È assurdo, è assurdo. Bruno, fatti vedere. Intanto vedo la coda che c'è, veramente siete un casino, siete incredibile. Quindi cosa dicevano prima? Siamo più di 200. Siamo tutti qui. Ma mi ha detto 300, oggi 300 a Brescia, 200 a Mantova, 300 in Toscana. Cioè se facciamo la somma dei trattori, sono 10.000 trattori in giro per l'Italia, Bravissimo. E nessuno dice niente, nessuno dice niente. No, in verità, Bruno, ti devo smentire, perché il TG, io sono a casa, ho visto influenzato, come tu ben sai, se no sarei in mezzo a voi. I TG hanno fatto vedere quello che sta succedendo. Sembra che qualcosa si stia svegliando. Anche la RAI. La RAI non la guardo, di default l'ho cancellata.
dalla mia TV. Allora vedi i TG degli altri emittenti, va bene. Io guardo solo i TGcom 24, il massimo che guardo, e già mi fa arrabbiare. Ho già rotto due televisioni, quindi non parlare con me. La cosa è certa, Roby Giusti. Dimmi. Salutate ragazzi da Modena, Roby Giusti. Ciao ragazzi, ciao, guardali, guardali. Ciao ragazzi. Salutate l'Emilia qui in aiuto. Fammeli vedere, vai giù in mezzo a loro, vai giù, falli venire, falli venire. Faccio venire, faccio venire. Siamo qui. Giorgio, di qualcosa, Robby. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Dai, spiega un po' quello che abbiamo fatto fino adesso. Veloce, dai tre parole. Da mezzogiorno. Stiamo rappresentando tutti i cittadini, non solo gli agricoltori, perché noi siamo agricoltori e cittadini, il disagio è generale. E quindi bisogna che tutte le persone si uniscano, quelle che hanno un po' di tempo, e soprattutto che non diano mandato a nessun politico. Sbagliatissimo. Noi non dobbiamo essere rappresentati. Nuove classi dirigenti. Noi siamo l'Italia, non siamo i partiti. Noi siamo la gente che lavora e che vuole il bene di tutta la collettività. Buon appetito. Fai l'applauso a questo ragazzo. Salutalo da parte mia, Bruno. Sì, vi saluto, Robby, tutti quanti. E noi dobbiamo andare avanti. Bruno, ti lascio andare a fare il tuo lavoro. Adesso continuate a manifestare. Ci aggiorniamo. Mi dicono... È tornata la diretta adesso, eravamo in blocco della diretta, ovviamente non vogliono far vedere. Non c'era la diretta? È saltata, mi dicono che è saltata, poi si è ripresa, stanno provando a bloccarci, chiaramente, come sempre. No, no, fai vedere i trattori, fai vedere i trattori, guardate quanti mezzi, mamma mia. Quindi... Mi confermi, Mantova, allora guarda il servizio della Regoli, Polizia, Sgombro, Servizio Regoli... svegliare i cittadini stanno, mi dice che Raffaella Regoli ha appena pubblicato un servizio dove stanno sgomberando gli agricoltori, non so in quale modo, devo andare a verificare. Bruno, lì mi confermi che la polizia è pacifica e polizia è pacifica, abbiamo tribolato molto stamattina, però siamo riusciti a farci fare il giro. Il giro da mezzogiorno adesso, signori. Abbiamo girato ai 4 all'ora per tutte le strade, ci dicevano anche i camionisti con noi, suona! Anche i camionisti ci appoggiano, ho visto tanta gente che ci appoggia anche se blocchiamo il traffico. Bravi ragazzi. Lo diciamo agli italiani, subirete italiani dei rallentamenti dovuti non agli agricoltori che manifestano per noi, ma ai governi e alle opposizioni che se ne fregano del nostro cibo, della nostra cultura, della nostra agricoltura. Questa è la verità. Bruno, fatti vedere, mi dicono ti vogliono vedere. Morte mia e tuoi, coi grilli. Fatti vedere, Bruno, fatti vedere che ti vogliono vedere. Ecco Bruno, ecco l'amico Bruno, grande Bruno. Così, dritto così, sei perfetto. Sembri... Mi sono dal 22 di gennaio che ho trascurato la famiglia, li saluto e gli chiedo scusa, ma è una cosa importante. Qui, scusate, ma è un'emozione. No, abbiamo dato tutto e vogliamo dare tutto, perché ci stanno rovinando. Se non ci muoviamo e non facciamo qualcosa, adesso o mai più, perché dobbiamo, tutto il popolo italiano deve aiutarci e ci deve dare la forza di andare avanti, perché come dicevo prima, adesso aiutiamo quelli di Mantova, domani andiamo a quelli di Verona dove c'è il ministro e poi dopo andiamo a Bologna, ci dirò la giornata, la faremo insieme e dopo da lì se non ci ascoltano anche a Roma, ok? Devi dirlo tutto, Roby. Quanti giorni, Bruno, quanti giorni è? Tu ti sei messa a piangere per la famiglia, ma quanti giorni è che trascuri la famiglia ormai? È dal 22 di gennaio che non li vedo tanto, li vedo solo la sera. E gli voglio chiedere scusa, anche mia moglie. No, non lo faccio per loro, per i miei figli. Dai, Bruno, tieni duro.
Bruno, sai che io sono sempre con voi, uno dei pochi che fa informazione ed è sempre con voi. Ho dei figli anch'io, lo faccio anch'io per i miei figli. Bruno, il tuo pianto, Bruno, fa capire co cosa sono gli agricoltori, i veri italiani. Tra i pochi italiani, lo dico a quelli a casa che sono sul divano a guardare le partite di calcio e Chiara Ferragni, i pochi che hanno ancora i coglioni in Italia, ancora le palle di difendere la nostra nazione. Siete diventati un popolo, diventati un popolo purtroppo di poltronai, solo buoni di far crescere le pance sul divano. Fate crescere pance mangiando buoni prodotti agricoli italiani e permettete ai nostri agricoltori di continuare a produrre per noi. Bruno, un applauso per Bruno. Bruno, c'è la gente che ti stanno mandando dei cuori, tutti. Tutti, Bruno, ci sei? Un'altra cosa, adesso siamo qui e stiamo trascurando la famiglia, ma anche durante le raccolte, durante la vendemmia, durante i pomodori, la raccolta dei pomodori, durante tutte i raccolti che facciamo per voi e per tutti gli italiani, siamo sempre la mattina alle 5, la sera alle 10 a lavorare e trascuriamo la famiglia, lo facciamo perché ci piace, perché la terra è la vita, la terra è la nostra speranza. E Dio ce l'ha donata e noi dobbiamo portare a tutti il messaggio che senza coltivare la terra, senza tornare ai vecchi principi, non si può fare nulla, perché la carne sintetica, la farina di grillo e poi non so quale altra stregoneria stanno creando è per portarci alla rovina, a dare i soldi per non coltivare. Insomma, è una cosa vergognosa questa qui. Ma io non so come facciano le persone a accettare tutto questo. Non lo so, bisognerebbe andare in piazza tutti insieme, tutti, stateci vicino però. Poi Bruno, volevo accettano, ricordare anche un aneddoto. prego, Dimmi, dimmi, dimmi. accettano Aspetta. perché di veri uomini e di vere donne in Italia ormai ce ne sono pochi. Perdonami, ma devo dirlo. In Germania sono milioni nelle piazze, in Francia sono milioni nelle piazze. Noi, se non fosse per i pochi agricoltori che si sta muovendo, attenzione, vorrei ricordarlo, una gran parte degli agricoltori. Ti ricordi la provocazione che feci io prima che inizia tutto, dicendo dove sono finite le palle dei nostri uomini e dei nostri agricoltori? Guardate, Bruno qua è in lacrime perché è abbandonato dai sindacati, abbandonato dalla gente perché non stanno muovendo il culo nessuno. Io lo dico, questa è la volta decisiva, o si muovono oppure gli starà bene mangiare della carne di plastica e delle cavallette tutta la vita. Se lo meriteranno, scusa se lo dico. Diventerà impopolare questo mio video perché sai che io vengo anche criticato, ma gli starà bene perché dal momento che sono gli cittadini italiani che non muovono il culo solo per le partite di calcio, Bruno, vanno in piazza solo per una partita di Ma calcio. lo so, abbiamo dei gruppi con 120 agricoltori, viticoltori. Ho messo su all'inizio, 1º gennaio, vedendo Francia e la Francia e la Germania, ho detto cazzo, loro si fanno questo e noi qui a guardare le partite e non fare nulla. E allora ho detto facciamo qualcosa dei gruppi agricoli, nessuno mi seguiva. In modo che quando ho detto facciamo qualcosa, da Reggio Emilia, il CRA, devo ringraziare il gruppo di agricoltori del comitato che è partito, il primo comitato che è partito per il 22 gennaio. Li devo ringraziare perché ci ha dato la forza di andare. 5 trattori da Reggio, di cui 4 l'avevo io, insomma i miei. Quindi ho sacrificato tutta l'azienda, sono partito e grazie a Dio la gente ha reperito e ci è venuto in supporto. E quindi insomma. Siamo qui adesso che pian pianino, anche grazie a voi e vi ringrazio di cuore a tutte le emittenti come le vostre private che fanno vedere nelle online, in internet, perché ha aiutato a far vedere al popolo come siamo messi. E quindi non è solo la carne sintetica e i grilli, c'è tante, tante, tante altre cose, quelle lì sono le principali, ma le principali che fanno ancora più male, no? Mangiare carne sintetica, però ci sono tante altre cose che vi dicevamo prima, che non c'è informazione tra noi e il ministero, non c'è dialogo, c'è un muro, c'è una barriera che noi dobbiamo scavalcare, ma noi agricoltori non ci dobbiamo più fidare di nessuno, perché abbiamo visto che in Italia le associazioni
ti frenano, ti boicottano, ti filtrano, tu gli dici A e poi viene fuori Z e ti danno un zuccherino, poi dopo ti tolgono la terra e ti danno un contributo e poi dopo te ne tolgono 10 altri. Insomma, è una cosa che è pensare che i dirigenti di queste situazioni portano a casa milioni di euro. Milioni di euro, milioni sulla nostra pelle. E molto di più sul cibo che mangiate voi, sul cibo che mangiate, perché basterebbe controllare quello che viene nei porti di Ravenna, dentro, nei porti di Genova, nei porti di Bari, camionate, mi diceva un mio amico che produce pomodori, che arriva della roba nel porto di Ravenna, dei pomodori dalla Cina, li mettono in mezzo ai loro e dicono tutti che è roba italiana, con tutta la roba della Cina. Ok? Ed è quello lì una delle tante cose. Bruno, mi dicono che stanno. Bruno, mi dicono che stanno bloccando la diretta nuovamente. Già la terza volta che provano a bloccarla. E quindi ovviamente la gente lo sta scrivendo. Questo per farti capire a che livello siamo. La cosa positiva, sai qual è, Bruno? Che loro possono anche bloccarci, possono limitarci, ma quando non gli daremo più da mangiare, e io sono uno di quelli che sarà con voi, faranno meno i furbi. Perché quello che si meritano. Dal momento che fanno così, è quello che si meritano. Arriveremo al punto che non avranno più il mangiare. E tutti quelli che sono stati zitti e fermi oggi capiranno che gli sta bene. Si blocca per la connessione loro, dicono. Adesso è tornato. Siamo tornati in diretta. Già tre volte che provano a bloccarci, Bruno. Ti rendi conto? Dicevi, stai dicendo cose vere. Stiamo dicendo cose vere e ci bloccano. Vai avanti. Purtroppo è così. Quindi vi stavo dicendo che siamo bloccati, torniamo a ripeterlo. Noi facciamo fatica ad esprimerci con il ministero, con le istituzioni, e quindi abbiamo in mezzo un muro e tanti anni che diciamo associazioni. Io, grazie a Dio, ho già 20 anni che non sono più dentro associazioni, che mi sono andato da un libero professionista e ho fatto tutti i miei passaggi per venire fuori, ma vedo che, non pensavo, ma vedo che la tessera di ogni associazione, ci sono tre le più importanti, però vedo che la gente fa fatica perché sono minacciati. Abbiamo fatto un presidio il primo del 22, l'80% dei clienti di ogni associazione è stato chiamato, è stato anche mandato delle lettere, non andate, ci pensiamo noi. Il ministro inizialmente avrebbe detto che gli italiani stanno bene, perché l'associazione ha detto che gli italiani stanno bene e non vanno in piazza inizialmente, quando non ci siamo mossi, perché ci tutelavano loro dicevano che ci tutelavano a fare cosa? Ci tutelavano a morire, come dicevo prima, quei pomodori che vengono dalla Cina nei porti di Ravenna, che li mettono in mezzo a quelli di Comacchio, i dettarini di Comacchio più famosi del mondo, poi dopo li spacciano per pomodori italiani, e sono più, per lo più cinesi. E non so, abbiamo anche l'aceto balsamico nostro, proprio di Modena e Reggio, che non c'è mica un chicco di uva, non c'è un chicco d'uva del nostro territorio. Cioè, abbiamo tantissimi esempi, tante arance della Sicilia che le buttavano al macero dentro le buche, poi facevano venire quelle della Spagna, quelle degli altri. La Spagna non c'è neanche male, ma anche loro hanno delle differenti procedure con gli antiparassitari e molto più aggressivi, e non lo dicono, costano un po' meno e gli italiani non lo sanno, purtroppo. Vedono solo il prezzo e basta. Invece dobbiamo accompagnarli a comprare italiano, così se comprano italiano non vengono più dentro questa roba dall'estero. Ovvio. Bruno, mi fai, prima di chiudere, che ormai siamo al termine della diretta, mi fai vedere i trattori, la gente, la fila? Sì. Guardate, sì. Non stanno... Guardate, hanno Mantova Nord bloccato l'uscita del casello, stanno manifestando in tantissimi trattori, adesso stiamo inquadrando il guard drive, guardate, non fanno vedere ovviamente nulla di quello che c'è, ma guardate quanti, un applauso a questi agricoltori, hanno provato a bloccarci la diretta 1000 volte, ma io, Bruno, siamo ancora qua, è già, è vero, caro Bruno, e... Detto questo, con Bruno rimarremo aggiornati, non dico tutti i giorni, ma ogni appuntamento importante io ci sarò con Bruno, di fianco a Bruno e agli agricoltori, perché d'altronde Bruno è di fianco a me quando mi metto a tavola
col nostro buon cibo italiano, perché grazie a quelli come Bruno noi mangiamo in Emilia-Romagna, soprattutto, io lo dico nelle mie terre, posso parlare per le mie terre, dei prodotti eccezionali grazie agli agricoltori che li coltivano per noi. Bruno, vi voglio bene, vai in mezzo alla gente che Anche io facciamo... faccio salutare, un saluto. Sì, vai, vai, facciamo un Sì. saluto a tutti. Saluto a tutti in diretta, tanta gente collegata, nonostante abbiano bloccato. Salutate Robby Giusti! Ciao ragazzi, ciao a tutti. Salutate! Ciao Tad, guardali, guardali, eccoli. Eccoli ragazzi, guardali, guardali. Ciao, ciao a Ciao tutti! ragazzi, ciao, mi raccomando, continuate, non mollate per noi. Non mollate per noi. Ciao ragazzi. Ciao, Ciao ciao ragazzi, Robby! ciao a tutti, ciao, continuate. Ciao. Ciao, ciao. Amici, io vi saluto, salutiamo Bruno e vicino agli agricoltori italiani. Viva l'Italia, viva la nostra agricoltura.